Info News. Esercitazione Fire 2013 alla scuola Giustina Rocca di Trani. Prove di evacuazione nell'edificio pubblico per fronteggiare un ipotetico evento calamitoso. Una giornata dedicata alle esercitazioni Fire 2013 per testare la validità dei modelli organizzativi e di intervento in base ai regolamenti provinciali, comunali e dei singoli enti impegnati. Protocolli e pianificazioni da integrare e coordinare con in testa la provincia di Barletta Andrea Trani ed il comune di Trani. In particolare l'esercitazione è stata incentrata sull'evacuazione di un edificio pubblico per fronteggiare un ipotetico evento calamitoso. Questa mattina, venerdì 31 maggio, la prima simulazione si è svolta nella città di Trani. A partire dalle 8, con la gestione specifica sanitaria con un posto medico avanzato presso il plesso scolastico Giustina Rocca, all'incrocio tra via Tasselgardo e il lungomare Cristoforo Colombo, l'evacuazione è scattata alle 9.40 e l'operazione è andata avanti sino alle 12.30. All'operazione hanno partecipato i vigili del fuoco, il 118, la Croce Rossa, i carabinieri, la polizia municipale, locale e provinciale. Importante è stata anche la presenza delle associazioni di volontariato OR di Trani, Minervino e Bisceglie, SOS Infanzia del Mondo, ARI, Associazione Polizia di Stato e Gruppo Cinofilo Tranese. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato, al termine dell'esercitazione, il preside della Giustina Rocca, il professor Antonio De Salvia. Simulazione di intervento è la conclusione di un progetto che viene da lontano. Sì, questo è un progetto che noi abbiamo fatto già dall'inizio dell'anno con la Protezione Civile, dove veramente c'è stata una cooperazione, una collaborazione da parte di tutti quanti, dal personale docente in particolare. In che cosa consiste questa simulazione oggi? Cosa hanno fatto i ragazzi? Significa preparare i ragazzi a ogni evenienza, è una prova di evacuazione in caso di terremoti oppure di incendi o di altre calamità, ed è un passaggio importante previsto dalla normativa, dobbiamo farlo ed eseguirlo in un certo modo, e quest'anno sta riuscendo ancora meglio perché effettivamente abbiamo la collaborazione di tutte le associazioni del volontariato, oltre che della Protezione Civile, dei carabinieri, dei vigili e così. Per questa esercitazione che cosa è stato allestito nell'interno e nell'esterno del plesso scolastico? Noi abbiamo, ecco, i ragazzi, tutto questo lo abbiamo allestito, appunto quello che voi vedete, no? In modo che i ragazzi non sono stati preparati, e nel giro di pochissimo tempo, credo un minuto, almeno io ho misurato un minuto e 10 secondi, tutti i 700 ragazzi erano lì. Quindi abbiamo fatto una prova, voglio dire, che è riuscita. Dal punto di vista dell'evacuazione siete pronti, ma dal punto di vista della sicurezza altrettanto? Le scuole hanno bisogno urgentemente non più di burocrazie, ma di interventi specifici che mettono a norma per salvaguardare la salute dei figli e di tutti quanti gli alunni. Questo è un problema che noi abbiamo non soltanto a Trani, ma in Italia, dove il 77% delle scuole sono inagibili. Ed è un grosso problema. Ecco, un problema politico, un problema sociale, un problema giuridico. Facciamo un bilancio finale di questo anno scolastico. Come è andato quest'anno? Noi, nonostante l'ulteriore decurtazione delle risorse che abbiamo avuto dal MIUR, dal Ministero, noi siamo riusciti lo stesso a far rispettare il nostro patto. Abbiamo fatto le stesse cose degli altri anni, quindi rispettando questo patto educativo con i genitori. Questo grazie ai genitori, anche agli alunni che sono magnifici, e a un gruppo docente che ha dato una grossa continuità. E grazie a voi, veramente. Grazie, siete sempre presenti. Info News.